Salve a tutti voi. Oggi mi trovo qua perché ho deciso insieme a voi di completare almeno una parte del mio progetto. Come vedete, ho raccolto molta pietra. Sto incominciando a cuocerla e a fare i mattoni di pietra. Probabilmente mi serviranno più avanti. Ho raccolto altra andesite, altra diorite, perché mi servirà appunto per migliorare il mio parere qualitativo. Però c'è un problema, non riesco a trovare. Allora, per completare questo progetto ho bisogno di tempo, ma evidentemente dovrò andarne a scavare, perché non mi sembra di averne ancora delle scorte. Visto che devo operare un lavoro molto macchinoso di assemblaggio di pezzi, ho bisogno di una base che mi permetta di mettere a posto i vari pezzi. E purtroppo senza la terra, credo che sarebbe molto ostico realizzare questo progetto. Per cui, mentre vado a scavare della terra, vi darò alcune delucidazioni in merito al progetto. Ora, io voglio costruire un tetto alle due buche laterali, però lo voglio costruire sia in vetro colorato, sia in vetro normale, un piccolo strato di andesite e possibilmente una copertura di torce al punto giusto per poter dargli un effetto luminoso. Naturalmente voglio innalzare ulteriormente la torre. Ho due o tre progetti in testa che se si realizzeranno avrà un effetto molto figo. Naturalmente la parte in cui taglierò la terra, che abbiamo qui dura, sarà leggermente velocizzata, non troppo, ma leggermente, in modo da non risultare stonante con il resto del gameplay. Una cosa che devo assolutamente fare più avanti è comprarmi della lava, perché anche la lava è all'interno del mio progetto. Da questo punto dovrò uscire. Vuol dire che ci stanno ospiti dentro? Non mi sembra di vedere comunque. Non è la terra, se ci sono bruceranno. Sono un po' confuso. Però dove cazzo vengono le luci? Se ci sia qualche percorso. Io sento delle luci. Dove cazzo arrivo? Guarda un po', lo zombie è a fuoco. Probabilmente vengono da qua, allora. Che ci sia un nuovo. C'è un nuovo percorso interno. Vabbè, diamogli un'occhiatina veloce. Dai, vieni, vieni, bello, così prendi un po' con le braccia. Cazzo, me la devo fare, no, a me, porca puttana. E spegniti, spegniti, dove cazzo la trova? Ah, meno male. Oh, ma nonostante vanno a fuoco, continuano a venirmi dietro. Oh, ma sono aggressivi. Ma cazzo di loro? Spegniti, spegniti, spegniti. Spegniti. Mamma mia, sono molto aggressivi.
evidentemente più si va avanti con le giornate, più questi qua diventano. Meno male che tengo un buon allevamento di polli, adesso la carne di pollo non è un problema eccessivo. Vediamo di continuare un po' le esplorazioni. Ferro, carbone. E ci sta anche qualcos'altro. Una cosa che però adesso non mi devo mettere in testa di esplorare. Ho un progetto differente, non mi devo far distrarre dal desiderio di andare a curiosare. Per cui penso che andrò un po' più veloce del solito. Perché devo completare una parte del mio progetto e non voglio assolutamente che nuove scoperte distraggano la mia attenzione. Ho in testa un progetto, prima finiamo il progetto che ho in testa, poi dopo magari andiamo a dare un'occhiata in quella cavità che secondo me offre delle interessanti novità. Allora, la terra l'ho presa. Sì, però adesso tutte queste mattoni di non mi servono una parte di queste robe. Prendiamo il vetro, allora mettiamo a posto il granito, che non mi serve. Prendiamo il vetro e i relativi coloranti che mi servono per... completare il tetto. In questo periodo mi sono dato molto da fare a uccidere delle secchie che girano qua intorno. Ho approfittato per prendermi l'oro colorante e fare anche i vetri di colore nero. L'ho fatto più che altro per variare, perché ormai le tonalità di colore che ci sono da queste parti, a parte usare i lapislazzuli, sono il giallo, il rosso, l'arancione e il nero, e il trasparente. Mi piacerebbe trovare qualche colorante verde, oppure quella è Gertrude, la mia gallina domestica. Dicevo, mi piacerebbe trovare dell'altro colorante, tipo il viola, il magenta, il verde, ma il grigio magari. Ma il problema è che non si riescono a trovare da nessuna parte questi coloranti. Almeno non sul continente su cui mi sono approdato, non riesco. Me lo sono esplorato un poco, ma non ci sono riuscito a trovare coloranti del genere, quindi mi devo accontentare di quelli che il territorio mi offre. Certo non me li posso inventare i colori. Sarebbe bello poter colorare un vetro con la neve e farlo diventare bianco, ma non è possibile. Comunque dicevo, come vedete sto usando una terra per creare una base su cui appoggiare gli elementi che mi servono per completare la nebbia. Ho fatto uno strato di arancione che andrà a fare contrasto col giallo di sotto. Poi uno strato di vetro trasparente per dare un effetto luminoso all'ambiente. Probabilmente userò anche qualche altro materiale come la diorite o l'andesite per poter dare un'ulteriore copertura al tutto. Dopodiché devo scendere per poter eliminare i residui. Ma lo vedrete la prossima volta. Grazie. Mettete un like se vi va.